Nuovo appuntamento con la medicina del benessere, un argomento che prevede tanti temi. Abbiamo in studio con noi il professor Claudio Ligresti. Professore, parliamo di quello che è il piede diabetico. Di cosa si tratta? Che argomento è? Ma il piede diabetico, dice già la parola, è il piede del paziente purtroppo affetto da una patologia molto comune, anch'essa in incremento, purtroppo, sia negli Stati Uniti, dove è uno dei massimi, diciamo, esportatori di questo tipo di problema, ma anche in Europa, soprattutto nei paesi più civilizzati. Quindi in Italia è in aumento questo problema e la patologia diabetologica non provoca solo un aumento banale della glicemia nel sangue, ma tutta una serie di fenomeni, di alterazioni tessutali che si trovano sia a livello oftalmico con la maculopatia diabetica, così come tessuti che possono essere danneggiati a livello della cute. Abbiamo ulcerazioni di tipo diabetico, nel piede. Per due motivi essenziali. Il primo motivo è il fatto che il paziente non avverte dolore. C'è una neuropatia, per cui il paziente ha una riduzione della sensazione del dolore nel piede. Tutto ciò che, normalmente un paziente può avvertire come dolore, lui non lo sente. Ci sono pazienti che addirittura arrivano con dei chiodi infilzati nel piede senza, essersene accorti. Quindi, è il primo problema per cui il paziente, non avvertendo dolore, non sa di avere un'ulcera che va avanti. Ma perché si è formata l'ulcera? Si è formata magari da sudorazione o da un problema, che è il secondo, di tipo vascolare, da microangiopatia, cioè i vasi sanguigni del diabetico in una zona distale, come quella del piede, distante dal cuore, dove già normalmente affluisce meno sangue perché il piede è l'ultima parte del corpo, e nel paziente diabetico aumenta questo problema della riduzione del flusso, per cui meno sangue affluisce ancora di più nel diabetico. Qual è la terapia di cura? Beh, la terapia di cura si basa dalle semplici medicazioni di queste ulcerazioni che possono essere fatte in ambulatorio o a casa del paziente a problemi molto molto più importanti. Il paziente diabetico, purtroppo non curato o curato male, va incontro a possibili amputazioni. L'amputazione dell'arto inferiore del piede in particolare è un fenomeno purtroppo ancora oggi molto frequente. Si parla di amputazioni minori quando noi dobbiamo amputare solo un dito del piede, o di amputazioni medie quando dobbiamo amputare l'avampiede, o di amputazioni maggiori quando addirittura dobbiamo amputare la gamba. E sono pazienti che poi sono a carico della società, quindi rappresentano un problema per se stessi, perché chiaramente non hanno più un arto funzionante, ma rappresentano, ahimè, e ai società un problema anche comune, perché è un paziente che è a carico di una società che già oggi viviamo in maniera, come sappiamo tutti, con grandi ambasce. Il paziente diabetico è un carico ulteriore, quindi innanzitutto va curato il suo problema per la sua salute, ma dobbiamo anche pensare a un problema di tipo socio-economico che sta aumentando. Di quali consigli ha bisogno questo tipo di paziente? Il paziente ha bisogno di essere trattato in centri specializzati. Non può essere trattato in ambulatori improvvisati, ci devono essere degli specialisti che non sono semplicemente dei diabetologi. Come a volte può succedere, il diabetologo non è spesso uno specialista del piede diabetico, ma deve affidarsi a centri che curano questo problema, e sono pochi in Italia questi centri. Noi abbiamo istituito un settore della nostra attività, l'abbiamo dedicato proprio alla cura del piede diabetico, abbiamo dei consulenti diabetologi e io come chirurgo plastico mi occupo molto della ricostruzione di questi pazienti, di queste lesioni, per cui è importante che il paziente si affidi a centri specializzati. Offriamo questo tipo di cura non solo in ambito privato, ma anche in ambito pubblico. Il paziente diabetico ha diritto a rimborsi e quindi si può affidare le nostre cure sia nell'ambito
visitando il nostro centro o alla Clinica Sant'Anna di Asti o all'ARC di Corso Venezia 10 di Torino, dove può essere visitato il paziente in convenzione e poi curato con eventuali interventi chirurgici sia nella Clinica Maria Pia Hospital di Torino, dove io opero e sono in multidisciplinare con chirurghi vascolari piuttosto che ortopedici, quindi è un team che si occupa di questo paziente, oppure all'ICLAS di Rapallo, un'altra clinica importante dove eseguo questi interventi. Siamo in chiusura, ringraziamo il professor Claudio Ligresti per essere stato con noi, per chiunque volesse mettersi in contatto con il professore è disponibile il sito internet che vedete in sovraimpressione. Grazie ancora professore, appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi, arrivederci.